pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, il countdown ormai è entrato nel vivo in vista del concertone del 1° maggio, ce ne siamo occupati anche noi sia in passato che di recente, ed eccoci alla scaletta di un evento attesissimo da molti. Il concertone infatti torna nella sua piazza, quella di San Giovanni in Laterano a Roma, dopo il biennio difficile segnato dalla pandemia da Covid, durante il quale comunque non è mai del tutto scomparso. Adesso, seppure si è svolto in altre forme, adesso torna nella cornice storica e anche alla tradizione. Al lavoro per la pace, lo slogan che CGIL e CISL e UIL hanno scelto per la festa dei lavoratori del 2022. Dopo 2 anni di pandemia particolarmente difficili e adesso nel pieno della crisi ucraina, anche il concerto del 1° maggio assume naturalmente un nuovo significato, quello del confronto con le sfide del presente, pensando al futuro non solo lavorativo, con responsabilità e anche con speranza. Il concertone 2022 in piazza San Giovanni si occuperà come di una sorta di racconto collettivo, sarà un po' un racconto collettivo scandito ovviamente dalla musica e dalle emozioni che gli organizzatori si aspettano che l'evento possa suscitare. Come previsto, tra le parole d'ordine ci saranno lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza. Ma veniamo ai dettagli. Il concerto del 1° maggio 2022 sarà presentato per il 5° anno consecutivo da Ambrangiolini. Radio Rai 2, voce ufficiale del concerto, racconterà in diretta, anche visual, tutto quello che accadrà sul palco e anche nel backstage. E a commentare la prima parte del concertone ci sarà Diletta Parlangeli insieme ad Elena Di Cioccio e a partire dalle 20 invece Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto. Sul piano invece strettamente musicale. Per il suo ritorno in piazza il concertone vorrebbe porsi come una vetrina della musica, non solo quella di artisti affermati ma anche in via di affermazione, una sorta di avanguardia. Grazie alla collaborazione con SIAE, unici simbolici ospiti internazionali dell'edizione 2022 del concerto saranno i Goa, la band che ha rappresentato l'Ucraina all'Eurovision Song Contest del 2021. Per la prima volta ci saranno anche gli artisti di Notre Dame de Paris, l'opera popolare, moderna, più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra i 20 anni di straordinari successi. Poi qualche nome? Beh, insomma, degli artisti sul palco: Marco Mengoni, Carmen Consoli, Ariete, la rappresentante di Lista, Coez, e poi ancora Tommaso Paradiso, Ricomi, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Max Pezzali, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa. Ma l'elenco è molto molto lungo. Ci saranno anche contributi di soggetti e nomi noti, anche di altri campi, come la giornalista Francesca Barra, l'attore Claudio Santamaria, la giornalista Giovanna Botteri, l'attore e regista Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e poi anche il comico e conduttore TV Valerio Lundini. Allora vorremmo chiudere questa puntata pescando dal repertorio di uno degli artisti che abbiamo citato, cioè Fabrizio Moro, classe 1975. Sua, oltre alla famosissima Pensa, anche la canzone L'Eternità, sottotitolo Il mio quartiere. Lui che è cresciuto nel quartiere di San Basilio a Roma, uno dei più difficili della capitale, dove occorre sicuramente molta fantasia ma anche tanto coraggio per perseguire le proprie passioni. E lui, a quanto pare, ce l'ha fatta. Ecco il suo brano.